In occasione dell'Open Day all'IPSIA Alberico Marrone, il dirigente scolastico professor Giuseppe De Angelis e il suo vicario professor Danilo Ferrante ci hanno accompagnato alla scoperta del loro istituto. Il nostro è un istituto professionale che prepara al mondo del lavoro, pertanto ha un'articolazione abbastanza complessa perché cerca di offrire tutto quello che il mondo del lavoro ci richiede. Nella sostanza abbiamo tre grandi specializzazioni, cioè manutenzione e assistenza tecnica, produzione artigianale e industriale e servizi commerciali e turistici. Per ognuna delle tre specializzazioni vi sono al terzo anno la possibilità di prendere qualifiche di operatori professionali, in particolare di operatore elettronico, operatore meccanico, operatore ai servizi turistici e operatore della moda. L'Open Day oggi con questi nostri ragazzi serve a dare un ulteriore messaggio a tutti coloro che, soprattutto nella nostra zona, vogliono intraprendere attività di tipo artigianale, attività che oggi come oggi stanno avendo un riscontro molto molto importante nell'ambito dell'economia, soprattutto della microeconomia nella nostra zona. Per cui l'indirizzo dell'IPSIA è un indirizzo che garantisce, come ecco, è detto nello slogan, l'istruzione che crea occupazione. E sul tema dell'occupazione sicuramente, soprattutto i genitori, ma anche i giovani, sanno quanto sia importante il messaggio che noi vogliamo lanciare. Noi possiamo far ammirare ai visitatori, sia genitori, i professori, tutti coloro che vogliono venire da noi, i nostri laboratori e tutto ciò che i nostri ragazzi sono riusciti a fare, sapientemente accompagnati dai professori, i quali non hanno lesinato nulla di sforzi pur di mettere a disposizione dei ragazzi le ultime novità nel campo della moda, nel campo della meccanica, ecco, nel campo dell'elettronica. Per cui è necessario dare man forte, è necessario riprendere con l'ENA queste attività, perché solo così quel cosiddetto PIL, quindi il prodotto interno lordo di Lucera, possa riprendersi. Per cui io vi invito in qualsiasi momento, non solo nel giorno dell'Open Day, a venire da noi e a voler visitare i nostri laboratori, visitare le nostre aule, visitare il nostro istituto e, perché no, ecco, attardarsi su tutto quello che è stato fatto durante questi anni. C'è tanta storia, ma soprattutto c'è tanto futuro in questo istituto.